Radio R presenta Appuntamento con l'arte. Conduce Nicla. Bentrovati amici e bentrovate amiche di Radio R. Iniziamo subito questa puntata presentandovi un'altra curatrice chiamata da Marche Centro d'Arte per l'Expo di Arte Contemporanea, che è un evento molto importante per la nostra regione e che, ricordo, durerà fino al 30 giugno. Lei si chiama Cristina Petrelli ed è con noi al telefono. Pronto? Sì, eccola, buonasera. Buonasera Cristina, piacere di conoscerci. Noi ci siamo viste, intraviste forse all'inaugurazione di questo Expo, però non ci siamo parlate, è la prima volta che ci possiamo confrontare. Senti, intanto ben trovata qui a Radio R, grazie di essere stata disponibile per questa intervista. Allora, grazie a te Nicla e agli spettatori. Sì. Senti, allora, prima di tutto volevamo sapere un po' di te, perché io leggo sul catalogo che tu sei nata a San Benedetto del Tronto, però lavori a Firenze presso il Ministero dei Beni Culturali. Da quanto tempo vivi a Firenze? Sì, vivo a Firenze dal 2010. Ho vinto un concorso nazionale, ho scelto però la regione proprio toscana. In realtà avrei potuto anche concorrere per le Marche, però ero più interessata a conoscere sistemi culturali diversi, quindi mi sono approvato per la Toscana, ce l'ho fatta e lavoro presso il Polo Museale Fiorentino. Bellissimo. Nello specifico agli Uffizi. Ah, però, bello. Ecco, in realtà per Polo Museale Fiorentino, quindi anche gli altri musei, però gli Uffizi sono quelli che richiedono più personale, più impegno. Sì, E di che cosa si tratta? Cosa così? Per adesso ho detto Uffizi, mi incuriosisce un po'. No, beh, come tipo di profilo sono un S3, quindi abbastanza basso, sono un assistente, posso prestare servizi al pubblico, all'accoglienza. Ecco, questo. Poi appunto gli Uffizi sono in ampliamento, c'è il progetto Nuovi Uffizi e quindi è un museo abbastanza complicato. Non lo sapevamo, io non lo sapevo perlomeno, mi dai una notizia stupenda, quindi sarà ampliato. Beh, no, siamo già con l'ampliamento quasi concluso. È un progetto, in realtà molto, molto antico, però quasi in fase di conclusione, no? Perché chiaramente è molto, molto ampio. Però per quanto riguarda le sale espositive, sì, quasi riallestito completamente. Ah, però allora bisogna ritornare assolutamente. Sì, da un po' che manco io a Firenze, veramente, e soprattutto agli Uffizi. Sì, no, merita, anche perché gli Uffizi hanno sempre avuto problemi di spazio. Sono un museo con una grande collezione, ma spazi finora difficili, contenuti. Ecco. È un po' sacrificate, insomma, queste opere. Benissimo, benissimo. Allora, la tua sezione presente lì al Pala Riviera si intitola Porcospini Vegetali, che è una definizione, leggo, è tratta dall'Amore Assoluto di Alfred de Jarry. Ma porcospini vegetali perché hanno il colore dei frutti giovani, no? C'è scritto. E Jarry è l'inventore della patafisica, no? Per la sua definizione è quella scienza, no, delle soluzioni immaginarie. Allora, ci puoi spiegare come mai questa scelta è ricaduta su questo autore, poi tra l'altro straordinario? No, è vero, proprio perché alla fine è un autore letterario, però ha influenzato pesantemente le arti del Novecento, quindi in particolare il surrealismo e Breton, quindi un approccio verso l'arte, verso la realtà, che poi è ancora oggi quello determinante, proprio come cambio di prospettiva rispetto alle arti visive. Questo per l'ambito proprio di scelta. Poi chiaramente la patafisica ha un fascino perché è proprio opposta alla scienza, è la scienza del particolare, quindi in realtà non è una scienza, e mi piaceva dedicarla all'arte, che non è in nessun modo definibile o scientificamente quantificabile, quindi è libera, o dovrebbe almeno essere la parte della vita dove si è fuori dalle regole sociali. Stupendo. Quindi era per questo. Poi porcospini vegetali chiaramente è tratto da una citazione che ho riportato, ma mi piaceva per la multidisciplinarietà, perché è una definizione che prende spunto da tantissime materie e
per la sintesi. La definizione di Jarry è molto bella, lui in realtà parla di stelle, quindi di stelle non mature che precipitano sulla terra, si nascondono sotto gli alberi e assomigliano ai ricci delle castagne. Mi era rimasta impressa proprio l'ultima parte, porcospini vegetali perché hanno il colore dei frutti giovani, però giustamente come tu ricordi, prego, erano delle stelle, no, dicevi? Stelle non mature, ecco, mi piaceva. Stelle non mature, bellissimo. Sì. Ha influenzato tanti artisti che ancora operano, la patafisica, insomma, sì. In generale. Ecco, sì. Tanti artisti, magari non si sa che aderiscono o che hanno aderito alla patafisica, però insomma è molto diffusa. Sì, e quindi, è vero, è una cosa molto attuale tra l'altro, sì. Però è vero, rimane sempre un po' così misteriosa, silente. E poi magari scopri adesioni da tantissimi, da molti scrittori, artisti, che non te lo aspetti, ecco. Esatto, però... ma infatti io ho tentato, allora ammetto che nei testi io ho voluto quindi mettere un po' in discussione anche il fare critica, quindi in realtà... Nell'impostazione della scheda sono stata molto professionale, molto tradizionale, ho analizzato con un linguaggio molto attento, però a un certo punto in questi testi c'è sempre una deviazione verso qualcosa di molto, molto intimo, colloquiale. Sì, infatti ne volevo parlare perché l'ho trovato straordinario, veramente, ho apprezzato moltissimo, no? Questa cosa che alla fine spiazza, perché cominci con un testo, come dici tu, molto professionale, proprio da critica, no? Poi alla fine cioè questa sorpresa, no? Che ti apre un altro mondo perché... Non è quella distanza tra critico e lettore, c'è proprio questo immedesimarsi anche in un'altra dimensione che mi è piaciuto tantissimo, no? Sì, tipo, posso citare una cosa che due cose che mi sono piaciute, grazie, tipo la tua condizione di miopia, cioè l'ho trovata, adesso non ricordo se su quale testo fosse. Sì, è di una scheda dedicata al lavoro di Silvia Mariotti, che devo dire Silvia mi ha ringraziato. Mariotti, bellissimo, sì, esatto. Tra l'altro Silvia Mariotti, quelle foto stupende con la nebbia, con chi, sì. Infatti ecco, la miopia non si vede oltre, no? Cioè un limite che però tu apprezzi in quel momento perché ti apre altri stimoli, no? Più che altro perché dà l'idea di finitezza. Il lavoro di Silvia è proprio una dichiarazione umana, cioè si oppone all'infinito che non può essere davvero conosciuto. L'uomo non appartiene, ecco, all'infinito, non è di quella materia. E quindi nel ammettere dei limiti, a me questo piace, perché uno non si abbatte, sa insomma quali sono le proprie coordinate e apprezzerà quello che effettivamente il proprio corpo gli dà la possibilità di fare. Quindi l'ho trovato un bel lavoro, molto maturo. Io mi sono immedesimata nella nebbia. Però, perché giustamente senza occhiali si ha quello stesso tipo di dimensione e, se vuoi, di disorientamento. Però quando uno capisce che anche quello fa parte di te, senza pensare a un'idea di perfezione possibile, ti relazioni con quel tipo anche di realtà, che, diciamo, non di limite. Certo, poi anche di una fattoria dove viveva un tuo amico, dove c'era da festeggiare un compleanno, ecco. Mi sembra che era sul lavoro della Giustozzi, forse. Esatto. Sul lavoro di Elena. Allora, il lavoro di Elena, infatti, siccome lei giustamente ha un referente chiaro e dichiarato, che è una fotografia di inizio Novecento, quindi proprio dichiarato nel senso che i particolari che lei riproduce sono proprio riconoscibili e databili a quel periodo, quindi si capisce che lei sta copiando un qualcosa, ma poi ogni particolare viene dislocato, perché infatti il termine dell'installazione è dislocazione, quindi mancano dei pezzi. E a me, io poi ho parlato con Elena per capire se la lettura che mi veniva suggerita era corretta, e lei me l'ha confermato. L'idea era proprio quella che la fotografia, anche se ricca di suggestione, come spesso sono le fotografie di gruppo del Novecento, manca, cioè è sicuramente un documento, perché è fedele alla realtà, però tutto quello che c'è dietro non si può sapere.
quindi rimane un po' lettera morta, mentre l'arte spesso può dare, deviare e dare anche altro, quindi era un po' su questo. Quindi quando io mi riferisco a questa fattoria è proprio per dire che la storia che c'è dietro a una foto che io ho in casa mia, sì, la posso sapere solo io. Certo. Quindi ecco, era proprio legato anche un po' a non pensare che una riproduzione visiva oggettiva possa essere la scelta migliore per sapere tutto per una cosa. Senti, invece io volevo parlare anche un po' degli altri artisti, però sì, lasciando per ultimo Rocco Dubini. Poi ti dico sì, perché, perché comunque sempre per via del tuo testo, che l'ho ritenuto veramente la fine del testo straordinario. Però per esempio parliamo per esempio di Hernán Chávar, di sì, Francesca Gentili, di Giorgio Pignotti, Solidea Ruggero che ha fatto anche una performance. Prego. Esatto. Allora, per quanto riguarda Hernán, lui ha un lavoro più grafico, però io l'ho trovato interessante, allora citerò il riferimento teorico che ho voluto, comunque sul quale ho voluto soffermarmi, che è in realtà legato al post-human, quindi alla filosofia, sì, post-umana. Mi piaceva di Chávar proprio questa idea di puer contaminato, nel senso di un superamento del concetto di adulto. Mm-hmm. Nell'arte di Hernán ci sono tutta una serie di icone, di presunte icone, comunque di immagini molto accattivanti, molto veicolabili, che però poi restano non definite. Quindi in realtà poi lui continua a contaminarle, a farle crescere, germinare e diventare qualcos'altro. Quindi è come dire proprio si nutre pesantemente della cultura di massa a livello visivo. Mm-hmm. Giorgio Pignotti ha comunque, diciamo, questa è una sua fase del lavoro, perché Giorgio è in divenire e in realtà è già arrivato a una fase successiva veramente molto interessante, però quello che lui ha portato, Heritage, sono due dipinti ad olio. Sì. Che vengono, anche lì c'è un referente fotografico, esatto, però esatto, sono foto di gruppo, saranno un pochino più recenti rispetto alla Giustozzi, sì, quindi potranno essere degli anni 50-60 e sono proprio, diciamo, di scolaresche, sì, quindi ecco, però Giorgio agisce in maniera violenta, quindi in qualche modo non ha nessun interesse a riprodurre attentamente in maniera documentaria i soggetti, ma va proprio a intervenire, quindi o li sottrae lasciando delle sagome bianche oppure nere, oppure comunque li deforma, li altera. Quindi cioè, sono molti discorsi legati soprattutto alla memoria, alla memoria individuale e collettiva e a quello che poi in realtà è impossibile fermare. Quindi tutta questa gestualità è proprio un tentativo che lui sa fallimentare, già dall'inizio e al massimo può restare un'emozione, certo, quella ecco di un ricordo, ma è proprio una cosa molto interiore a quel punto. La certo. Francesca Gentili ha portato due pezzi di una serie che sta iniziando, quindi forse un po'. Ecco, lei diceva prematuramente, ma in realtà conoscendo il lavoro di Francesca, che è davvero di grandissimo livello, intanto abbiamo voluto esporre questi due. È un lavoro essenzialmente sull'adolescenza, quindi sono dei ritratti, sì, e si sofferma su dei volti di ragazze che stanno cambiando, quindi effettivamente va a suggerire la forza dirompente del cambiamento, che poi è soprattutto testimoniato attraverso il corpo, ma che è un cambiamento personale fortissimo, quindi ecco, sono delle figure che un po' ti chiedono aiuto, quindi sono sì, è molto vero. Rivolte soltanto allo spettatore, vero. Lo fissano. Solidea ha portato un video, sì, è in esposizione il video che si chiama Skin, però per l'inaugurazione abbiamo deciso anche di presentare una performance. Ora lei lo dice, lo dichiara, è essenzialmente un'attrice letteraria. Quindi vuole sottolineare questo lato dove praticamente il livello visivo è relativo, è arrivata anche al video, però in realtà le parte dalla parola scritta, proprio quasi in maniera di analisi di autocoscienza.
quindi attraverso uno scritto che parla di se stessa, poi chiede alle persone di scriverle sul corpo, quindi chiede una scelta, una rielaborazione di ciò che è suo, appropriarsene per poi ridarglielo trasformato, quindi la performance era proprio questo, esporre il proprio corpo, esporsi alle persone che sono intervenute, fargli scegliere una delle sue frasi che era appoggiata su dei fogli di carta a terra e scrivergliele addosso. Questo per il lavoro lasciando fuori Rocco. Però ricordo che durante la performance è arrivata anche un'altra figura abbastanza inquietante, no? Su dei trampoli che... Allora, tu sai, c'è un affetto molto grande con Franco Marconi, l'organizzatore, da una persona di emotività profonda, quindi conoscendo la sua partecipazione al lavoro degli artisti, non è assolutamente un organizzatore indifferente. No. Noi, anzi, e volevamo... Volevamo non dirgli qualcosa, gli volevamo tenere qualcosa di una sorpresa che fosse poetica. E quindi della ragazza sui trampoli non abbiamo detto nulla, lui è rimasto. È rimasto però, anche lui sorpreso, quindi era proprio una sorpresa per tutti. Anche per Franco. Sì, lo sapevamo solo io e l'artista, Solidea. È vero che in questo, dicevo che c'è il lato dell'artista è centrale, perché è lei che scrive, è lei che mette a disposizione il suo corpo, è lei che viene ad essere modificata attraverso la relazione con gli altri, no? Sì. Allora, attraverso questa ragazza che in quell'occasione era vestita uguale, sembrava proprio doveva essere una specie di proiezione, quindi di ombra o comunque di ampliamento della sua presenza. Quindi abbiamo giocato un po', anche perché ci è stata data la possibilità di avere una location veramente molto bella, con le vetrate di fondo, e l'abbiamo cercata di sfruttare al massimo, bellissimo. Bene, bene. Senti, adesso arriviamo a Rocco, Rocco Dubini, perché dico subito l'ultima frase del tuo testo critico, che mi sento di poter dire che questa scheda è stata un parto. Adesso bisogna spiegare però. Spiegare di che cosa tratta quest'opera, che a me è piaciuta tantissimo, tra l'altro. Come sai, Nico, avevamo le battute contate. Allora, Rocco è un artista concettuale di complessità notevole, quindi non lascia mai nulla al caso. Allora, io tutte le volte che lui mi ha spiegato il lavoro, mi ha aggiunto dei particolari, e il lavoro era complesso da poter esporre in poco spazio. Io ci ho provato, però non ero convinta alla fine, e l'ho scritta e riscritta parecchie volte. E quindi, ma perché volevo rendere giustizia al lavoro nella sua interezza, che non è sempre possibile attraverso la scrittura, cioè quando lo si descrive delle volte comunque perde. Caso di Rocco l'ho sentito più degli altri, anche perché è un'installazione, quindi... solo che noi siamo in radio, bisogna che adesso un attimo la spieghi anche in due parole, giusto per far capire agli ascoltatori di che cosa stiamo parlando. Sì, prego. Molto volentieri. Allora, il lavoro che Rocco ha esposto fa parte di una serie dove lui lavora sugli elmetti militari, quindi in questo caso sono 9 elmetti militari attaccati a parete in fila, sono elmetti americani, quindi delle truppe alleate, e più o meno da dopo la seconda guerra mondiale in poi, quindi il Vietnam, ma anche un pochino più recenti, quindi c'è stata proprio la volontà di trovare, di solito si è rivolto a dei collezionisti, di trovare quel tipo di elmetti. Su uno c'è un foro. E lui mi diceva proprio che in guerra, quando si trova a terra un elmetto con un colpo di pistola di arma da fuoco, si ritiene che porti bene, fortuna, perché se è stato mirato una volta è improbabile che accada ancora. Quindi lui ha scelto questo come primo elemento. Nella serie dei 9 elmetti praticamente c'è una gravidanza, cioè una gestazione. Il primo elmetto dove c'è il foro è l'inizio, quindi se vuoi la fortuita casualità dell'inizio della vita,
e negli altri piano piano il feto che diventa sempre più grande. Quindi la forma dell'elmetto mima, per come viene appeso a parete, quello di una pancia. Esatto, esatto. Però è vero che nel metto militare. Però infatti c'è, cioè, questo contrasto, no? Questo contrasto che, come scrivo, sembrerebbe opporsi completamente, no? Alla vita nascente. In realtà ne parlavamo proprio con Rocco nel riflettere sul suo lavoro, più di un elemento porta invece questi due elementi, nascita e guerra, sì, ad essere strettamente connessi, sì, perché i paesi che sono in conflitto perenne, quindi quelli della striscia di Gaza o anche le donne dello Sharawi, sanno che servono combattenti, sì, quindi di solito mettono al mondo molti figli. Infatti. Quindi c'è una relazione stretta fra queste due cose, ma è chiaro che l'elmetto diventa un'unità di misura. Un po' è quello della testa, ma è anche quello del mondo come dimensione, e quindi un pochino tutte le logiche a cui un individuo già prima di nascere viene, nelle quali viene incanalato. Poi è molto delicato, perché soltanto se hai interesse di soffermarti lo puoi comprendere. Non è un lavoro invadente come spesso le installazioni tentano di fare. E inoltre c'è un'aggiunta che lui mi ha chiesto se volevo o meno mettere, che è quella della poesia Supplica mia madre. Esatto, esatto, c'è anche quel frangente della poesia di, sì, Supplica, esatto, mia madre, che poi è una poesia veramente struggente, no? Di sì. Pasolini, di Pierpaolo Pasolini. Esatto, c'è tutto il legame dell'individuo con l'individuo che lo genera, i contrasti, perché è chiaro che la storia stessa della poesia poi possono entrare a far parte del lavoro di Rocco, però anche il soffermarsi su un periodo che sono gli anni 60, quindi proprio perché lui alla fine l'elmetto militare, vero, lo mette in relazione alla forte influenza americana sulla ripresa dell'Italia nel dopoguerra. Sì. Quindi è un lavoro molto intimo, se vuoi emotivo, però anche sociale, di una certa complessità, da voler dire, nel cercando di spiegarlo al meglio. Quindi io non so se ci sono riuscita nella scheda, però alla fine sì, ho tentato comunque di mettere un pochino tutti gli accenni, sì, proprio perché lui me li aveva illustrati tutti, quindi fanno tutti parte proprio della sua intenzione iniziale. E poi io mi sono sentita di partecipare al parto straordinario, infatti. Quindi, ho detto, questa la lascio per ultimo, un testo, sì, poi stupendo. Lo conosco da tempo, conosco il lavoro di Rocco e lui è favoloso, però sì, insomma, in piena, quindi sì, lui stesso soffre, sì, di questa necessità creativa potente che lo porta a fare 100.000 cose e pensarne altri 2.000, quindi anche stargli dietro, quindi anche a gestire il tutto non è facile, sì, insomma. Sì, io infatti dico proprio che è caotico. Però è il suo bello. Sì, sì, bello. No, infatti io volevo rendere molto anche il lato biografico, un minimo di lato biografico degli artisti nei lavori presentati, con, certo, questa piccola, come dire, questo inciso un po' più intimo e colloquiale, che però devo dirti ho dovuto specificare agli artisti. Gli ho detto, guardate, se trovate qualcosa di strano, non sono impazzita. No. L'ho trovato straordinario, Cristina, veramente eccezionale. Ti ringrazio tanto perché, no, ti ringrazio anch'io, ormai sì, siamo alla fine, dobbiamo concludere, però prima di salutarti vorrei sapere su quale progetto stai lavorando ora, se ci sono dei progetti futuri, insomma, cosa ci No, in questo momento no, perché in realtà io ho collaborato per la seconda stagione con l'Università di Architettura di Firenze. Ah, infatti, però ho detto, sì. Nel periodo estivo no, comunque sospendiamo, quindi l'ultima mostra. Dimmi. No, dico un po' di vacanza magari. Sì, l'Ateneo comunque chiude i corsi, ecco, e quindi
ora non proponiamo nulla e poi rivedremo a settembre. L'ultima cosa appunto è stata più o meno in contemporanea con Marche Centro d'Arte, ed era appunto una personale di Mona Lisa Tina, che è un'artista performativa. Fantastica. Quindi... anche lei, sì. dove? Era appunto uno spazio presso la biblioteca della facoltà di proprio architettura lì. Perfetto. Sì. Ha fatto una performance? Ha eseguito? No. No. Abbiamo deciso di fare una selezione di scatti degli ultimi 4 eventi performativi. Ci conosciamo da molti anni con Mona Lisa, l'ho portata nelle Marche, a Fuori Zona, con l'inizio di un progetto che poi è arrivato a conclusione, e adesso l'ho portata a Firenze perché tenevo molto. Ma lei è veramente straordinaria. Davvero. Bene, senti Cristina, è stato un piacere parlare con te, veramente, e spero che abbiamo incuriosito i nostri ascoltatori in modo tale che vadano a San Benedetto del Tronto, al Pala Riviera, a vedere la tua mostra Porcospini Vegetali. Ringrazio tutti e soprattutto la tua attenzione. Figurati, per me è un piacere parlare con voi. Ciao Cristina, buon tutto. Buon viaggio, anzi, perché mi hai detto che stavi in viaggio, vero? Ecco, sì. E allora buon viaggio. Grazie. Alla prossima, ciao. Buonasera. Ciao. L'arte a Radio R è con Nicla.